Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo tip. Come potete vedere, quest'oggi sono in una nuova postazione, è ancora un po' bianca, con il tempo andrò a riempirla. Oggi facciamo una recensione, un unboxing, non della GoPro per una volta, e oggi usiamo un altro apparecchio, la Codisc T80, che è comunque un'action cam, la più piccola di tutta la Cina, quindi una delle più piccole comunque del mondo. E voglio ringraziare Amy Wang per avermela mandata e la ditta Codisc per avermela mandata. Adesso andrò a fare appunto l'unboxing e la recensione. Eccolo qua. Allora, un po' di caratteristiche tecniche: è comunque waterproof fino a 30 metri, ha uno schermo LCD da 2 pollici per vedere l'anteprima del nostro video, fa i video in 1080 con 30 fotogrammi al secondo e la fotocamera per fare le foto è da 5 megapixel. Per cui se vogliamo fare un paragone, possiamo paragonarla tranquillamente alla GoPro Hero 3 White Edition, quindi quella un po' più di base. Chiaramente la GoPro ha più fotogrammi al secondo, ha più qualità, mentre il vantaggio di questa è soprattutto lo schermo già integrato e i costi sono diciamo un po' minori. Comunque questa è la porta HDMI, l'attacco mini USB e si può lavorare con una scheda micro SD tranquillamente. Allora andiamo a spacchettare la confezione, il libretto di istruzioni in inglese, eccolo qua, un supporto per i vari agganci, quindi possiamo agganciare il nostro supporto, come si vede a due buchi, possiamo agganciarlo con degli strappi, quindi al casco o magari al braccio per qualsiasi cosa. Poi abbiamo un supporto per la bicicletta o per tubolari vari, classico dove si aggancia. Possiamo usarlo anche con la GoPro, per cui l'accessorio può essere utilizzato anche con altre action cam. Eccolo qua. I vari attacchi adesivi 3M, per cui superficie piatta o anche superficie curva. La vite, il collegamento. Il cavetto per caricarlo e anche per trasferire eventualmente i dati. Qui abbiamo un supporto 3-way, quindi per cambiare la direzionalità del nostro supporto, soprattutto magari può essere utilizzato se andiamo in bici. Dopo aver visto tutti i vari accessori, non ci resta che fare una prova sul campo. Ed eccoci qua, dopo la prova, come abbiamo visto, la fotocamera, la action cam, è un'ottima action cam, molto facile da usare. Potrebbe essere ottima come prima action cam per imparare a usarle, visto le caratteristiche tecniche che ha, per poi passare magari a qualcosa di marca o di superiore con maggiore qualità. Sua ha una grande durata della batteria e soprattutto lo schermo LCD dietro. E per la recensione di oggi è tutto. Ciao a tutti! Scene migliori molte volte. Ci sono molte cose per ovviare a questo problema. Ci sono i cerottini anticondensa, c'è anche il rain off che è un